Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, la vostra rassegna stampa del 19 novembre 2024. No good, no good news. Anche Vlahovic paga le nazionali, esce tenendosi la coscia, fa il segno così, mano in faccia, vediamo gli esami. Oggi iniziamo con gli sportivi in edicola, la Gazzetta dello Sport come titolo a tutta pagina, con quello che succede a Inter casa mia, Liverpool su Thuram, ma lui... La Premier pressa, il francese non ci pensa, Mo San Siro e i fratelli nerazzurri, dice lui. Beh, più che altro il fratello che ha l'unico che gioca a calcio è bianco-nero. La notizia sull'Inter, i giocatori e tifosi sarebbe un'altra, ma qua ovviamente come sempre non ve traccia. Ansia Vlahovic intanto, il serbo va KO in nazionale, esce infortunato, fastidio alla coscia, dice lui, a rischio col Milan, ha lasciato il campo dolorante oggi gli esami, speriamo che sia solo... A rischio col Milan che non sia qualcosa di peggio. Abbiamo fatto tutta la discussione su Dujan, su come gioca, come non gioca, cosa dice l'allenatore, tac, beccati l'infortunio. In nazionale, le sciagurate nazionali. A pagina 6, in un piccolo riquadrillo, piccolino, c'è il massimo e il maxi traffico anche di droga per Lucci, l'ex ormai capo della curva del Milan, un altro arresto per lui. Di nerazzurro non ci sono notizie. Vediamo se qualche altro giornale una curiosità sulle curve giocatori ce l'ha. Fonseca, Motta e le rivoluzioni ancora a metà. Fonseca in cerca dell'equilibrio della sua squadra. Motta deve segnare di più al quinto attacco. Vabbè, stiamo salendo, eravamo messi peggio, eravamo settimi, ottavi nelle prime giornate. Il big match dirà molto sullo stato dei lavori. Milan-Juve, Milan-Juve, la Juve su, i giovani valorizzati su. La tenuta difensiva, giù, l'inserimento dei nuovi, giù, la fase offensiva, l'inserimento dei nuovi quadri, sono tutti infortunati, con Mainz è inserito benissimo, non è quello il problema. Sinner, tutto per la Davis, mamma come mi diverto con la foto insieme ai suoi genitori, e intanto le azzurre battono la Polonia e volano in finale a Malaga, grandissima impresa di Paolini, Errani e di tutte le altre che tornano nuovamente in finale della Davis al femminile. Chiudiamo la Gazzetta Sport, apriamo il Tutto Sport e Sinner mania ormai ufficiale. Ora un'altra Davis, giovedì a Malaga contro l'Argentina, il numero uno vuole chiudere un anno da sogno. Tabellone tennistico, tennis, quindi quarti di finale con l'Argentina, poi se si vince semifinale, poi se si vince ancora la finale di domenica in quel di Malaga. Ma Kop Menes qua ricorda Nedved, sabato sera Milan-Juve, sera aperitivo 18, Ibra prevede uno show, Buffon esalta Motta, dice benissimo e non ha ancora il dovere di vincere, quindi super benissimo a questo punto, Marchisio carica l'olandese e dice anche Pavel nel primo anno con noi ci mise un po' a sbloccarsi, appena riuscirà a fare gol rivedremo il Kop Menes dell'Atalanta. Intanto arriva il caso Vlahovic, si fa male con la Serbia, coscia KO, Juve in ansia, spremuto in nazionale, 86 minuti, più 90 dell'altra partita, tra l'altro la Serbia manco ha raggiunto il suo obiettivo di essere seconda perché doveva vincere in casa con la Danimarca, ha fatto 0-0, non l'ha superata, esce toccandosi il flessore della gamba sinistra, il rischio è che lo stop non sia breve. Motta dovrà inventarsi qualcosa, Illiz al centro dell'attacco della Juve, la prima cosa che viene in mente. Segreti intanto in retroscena del fenomeno ormai definito così Cambiaso, dalla Serie D a Mister 60 milioni, Grandoni ha allenato Cambiaso a Savona nell'Albissola e dice ha personalità, la personalità di Andrea resta sempre la stessa, davanti a 70 persone così come pure davanti a 70.000, sul mercato giunto gli ha respinto gli assalti al difensore, è un rimpianto per il Milan che a un certo punto poteva e per la Premier, soprattutto la Aston Villa, ora occhio al Madrid che sarebbe in pressione, ma la Juve non lo vuole cedere. Se il Toro fosse in vendita, curiosità, varrebbe tra i 130 e i 170 milioni, un decimo della Juve. Caso ultra, vedi qualcuno intanto se ne accorge, caso ultra, Çalhanoğlu rischia 3 giornate di stop, ma guarda un po' dal punto di vista sportivo, perché il caso ultra dal punto di vista è fenomeno sociale, è stato archiviato con i giovani, ricordate ragazzi, i giovani stanno con gli ultra, si rispecchiano in quel team, bravi, mentre dal caso sportivo Çalhanoğlu rischia 3 giornate, chi ne ha in mano le carte dei suoi rapporti
con Ferdigo, attesa per i provvedimenti. Chi ne ha sempre in mano le carte? Oh, quando è in mano le carte della Juve ci mette 5 minuti a analizzarle, quando è in mano le carte di altre squadre, chissà come mai, restano nel mazzo le carte. Intervistone a Max Canzi, il coach delle Women su Tutto Sport, la mia Juve merita 8, qui è tutto stupendo. Giovedì sera contro l'Arsenal a Londra servirà una cinica impresa per continuare a sognare o dentro o fuori quella partita della Champions. Ma con gioco e identità possiamo sfidare tutti anche in Champions, dice Canzi. Da ragazzo ero in una band, gli altri suonavano meglio e così cantavo. Schatzer, il centrocampista valorizzato da Canzi e Matura, meriterebbe il premio di miglior italiana Under 21. Dai ragazze, forza, nulla è perduto, chiudiamo il Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport anche un po' stadio. Mal di Dujan, si sente sacrificato nel 4-2-3-1 di Motta e ha un problema al flessore. Se è un top, deve dimostrarlo, scrive il Corsport. Manda messaggi sul modulo e agita Thiago. Ieri sera, però, intanto è stato sostituito all'88esimo con la Serbia per un fastidio alla coscia sinistra. Quindi, visto, già finito il problema della polemica con il suo eventuale poi al ritorno allenatore sul modulo. Prandelli, super Prandelli, il suo mentore dice: Dujan è istinto, va sguinzagliato, però segua Motta. E allora delle due una, perché dai, con Motta c'è lo schema incastonato e non è che l'istinto va sguinzagliato. Sul mercato intanto abbiamo parlato di David, complica i piani di Giuntoli. Il mio desiderio è il Barcellona, dice lui, è la squadra che sogna, quindi andando via a zero, indovinate un po' dove andrà a finire a suon di dobloni. Sabato c'è il Milan, Deschamps, allenatore della Francia, dice: Theo Hernandez vive una fase critica dal punto di vista psicologico. E intanto Leao, con il Portogallo di CR7, ha sbagliato, si è divorato davanti alla porta un gol di quelli classici che si divorano ogni tanto a Dujan. Quindi hai visto, siamo tutti messi un po' così per il big match di sabato. Di Gregorio, un evento benefico, dice: scudetto. C'è il Milan ora, c'è il Milan, quale scudetto? Ma non ne parliamo in spogliatoio, non guardiamo troppo lontano, Mignano è forte, è una bella sfida, step by step, noi giochiamo partita dopo partita. Quindi la Juve, detto spogliatoio di questo benedetto scudetto, non sa che farsene, una spolveratina di altre squadre con 100 conte, Napoli sogna, in azzurro da 100 giorni e da 50 è primo in classifica, fiducia al nucleo storico, Senato, Ranieri, Sor Claudio, rilancio Roma, c'è Napoli-Roma in questo tour del campionato, Pellegrini, Mancini, Cristante sono al centro del progetto di Ranieri. Ciao, la Inter, sono pronto, buone notizie per Inzaghi, non è infortunato? Lui no, però è infortunato un pochinè, che qua non tira fuori un ragno dal buco, mentre tra gli altri politici... Sul Corriere della Sera, attenzione, lunghissima chiacchierata con Gianluigi Buffon di tutto e di più, Moggi, persona simpatica e controversa, un dirigente che ha sempre avuto successo, e non gliel'hanno perdonato alla fine, è un carismatico che teneva a distanza i calciatori, ma li sapeva prendere. Due scudetti revocati? Chi c'era, dice Buffon, sa che sul campo li abbiamo vinti noi. E se proprio vogliamo fare i furbini... In un ambiente dove i puri potevano scagliare la prima pietra, erano pochissimi. Chi c'era sa che li abbiamo vinti noi.